Non si ferma il nostro viaggio nel mondo del calcio, un nuovo appuntamento live, una bellissima cornice di pubblico. C'è molta attesa per questo match che promette emozioni e spettacoli. Pierluigi Pardo, Lelio Adani, pronti, EA Sports, altro grande appuntamento di grande calcio con tanta qualità. Dovrebbe uscirne fuori un match di altissimo livello. C'è tensione nell'aria e non oso immaginare come sia la situazione in campo, Pier. Di sicuro, però, stiamo per assistere a una partita entusiasmante e ricca di emozioni. Da non perdere! Ecco la formazione con cui scendono in campo i padroni di casa. Rui Patricio fra i pali, Lorenzo Pellegrini insieme a Mkhitaryan nella zona centrale del campo e due attaccanti per cercare la via del gol e tenere impegnata la difesa avversaria. Questi sono i titolari dell'Leicester per il match di oggi. Partono col 4-5-1 di matrice offensiva che all'occorrenza potrebbe diventare un 4-3-3 alzando i due esterni. Potrebbe essere una delle chiavi del match, Pier. Il loro sostegno in fase di possesso sarà fondamentale per non lasciare isolata l'unica punta. Grazie per essere qui oggi. Si parte! Offre un assaggio del suo repertorio qui. Non concede nulla all'attaccante. Ecco Daka. Ecco Tielemans. Ha interrotto l'azione con un super intervento. È tra i protagonisti certamente più attesi di questa sfida, non potrebbe essere altrimenti. Ha il gol nel sangue, Pier, con la capacità che distingue i bomber di razza di sapere... Occhio, Pier, qui! Hanno trovato subito il gol, partita già caldissima. Questa è l'azione che ha portato al gol. Ha avuto la palla buona e non ha lasciato scampo al portiere da pochi passi. Allenatore che sta provando a scuotere i suoi. Vuole vedere una reazione del giocatore in campo. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Ecco Daka. Ecco Tielemans. Occhio al tiki-taka prolungato. La mette in area verso il compagno. Può metterla in mezzo da lì. Decisivo l'intervento. Palla che finisce in calcio d'angolo. Bella l'immagine che ci propone la regia, il replay del gol che ha consentito di trovare il vantaggio. La mette in area, l'azione sfuma. Arriva la segnalazione di fuori gioco, tutto fermo. La perdono. Tielemans.
Riccardo Pereira. Ecco Tielemans. Dacca. Guadagnano metri. Ci mette il corpo. Buono il pallone recuperato. Mkhitaryan. C'è spazio per il contropiede. Occhio a Mkhitaryan. Intercetta bene qui il pallone. Ecco Dacca. James Maddison. Maddison. Provano ad aprire la difesa con questo giro palla ipnotico. Ecco Dacca. Occhio alla botta. Conclusione intercettata. Occhio a Zaniolo. Il tocco profondo di Mkhitaryan. Pallone invitato, attenzione qui. Potevano raddoppiare qui, il risultato che non cambia, sono sempre avanti di un gol. Vediamo se accuseranno il colpo o se continueranno a giocare con la stessa intensità. Pellegrini. Brian Cristante. Superata la metà campo. Tielemans. Si mette bene sulla linea del passaggio e recupera il pallone. Torna indietro per prendere il pallone. Karsdorp. Passaggio da dimenticare. Palla regalata agli avversari. Occhio a questo errore. Occhio al traversone. Occhio a Zaniolo che è solo. E c'è il gol per lui. È doppietta personale. Una grande giornata. Dormita colossale, come possiamo vedere da queste immagini. Non si possono perdere così certi palloni. Bravi gli avversari ad approfittarne. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Con il numero 22, Nicolò Zaniolo. Occhio all'avanzata. Ottima lettura difensiva. Recupera palla e può impostare. Maddison, palla interessante nello spazio. Azione che finisce così. Intervento così così, occhio. E il portiere recupera il pallone. Pellegrini. Palla che resta in zona pericolosa. Allontana la minaccia qui. Dacca. Può portarsi a un solo gol dagli avversari. Si salva il portiere, ma non è finita. Riescono a recuperare bene. Pellegrini. Abraham. Occhio al cross. Occhio al cross sul primo palo. Buona l'uscita del portiere che sventa ogni problema. Barnes. Ecco Dacca. È entrato bene qui con decisione. 60 secondi da recuperare. Ecco Zaniolo.
Riconquista un pallone importante. Arbitro che dice che può bastare per adesso, ovviamente. 2-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Questo giocatore, certamente tra i protagonisti del match, sta creando parecchi problemi alla difesa avversaria. La prestazione è da fuori classe, Pier. È l'uomo più pericoloso in campo grazie alle sue conclusioni che hanno tenuto costantemente impegnato il portiere, costretto però ad arrendersi in più di un'occasione. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Barnes. Didi. Ecco Dacca. Ecco Tielemans. Tenta di bucare. Super parata di Rui Patricio. Tocca per il compagno. Palla che finisce sul fondo. Era una buona possibilità da ottima posizione. Grazie ai dati possiamo dare uno sguardo più da vicino alla prestazione di questo attaccante, che fin qui sta un po' deludendo le attese. Non la sua migliore partita. Da un giocatore come lui è lecito aspettarsi qualcosa di più. Non si è mai davvero reso pericoloso fino ad ora ed il risultato maturato nella prova. Mkhitaryan. Abraham. Buona l'idea di Zaniolo per servire il compagno. Tutto fermo, sale la bandierina sulla verticalizzazione. Non ha visto la linea che saliva e ha ricevuto palla oltre l'ultimo difensore, doveva temporeggiare. Intervento puntuale di Cristante. Barnes. Didi. 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 Leicester che vuole il gol che riaprirebbe la gara. Vediamo se questo possesso palla darà i suoi frutti. Giocata di classe. È l'occasione per tornare in partita. Rui Patricio dice di no. Grazie. Pellegrini. Attenzione perché è pericoloso. Un colpo alla biliardo, il pallone in rete. Portiere che non ci è arrivato per un soffio qui. È riuscito solo a toccare la palla, ma non è bastato per impedire che terminasse in rete. Arriva il momento del cambio. Ora conducono per 3-0. Fuori con il numero 4 Ryan Cristante. Entra con il numero 17 Barnes. Jordan Veretout. Didi. Dacca. Lo difende dall'attacco dell'avversario. Perdono palla. Intervento fondamentale. Mkhitaryan.
Riccardo Pereira. Tielemans. La gioca profonda, l'idea non è male. Salta il difensore. Ha segnato il Leicester. Mi stavo chiedendo quando avrebbe segnato. Questo replay del gol, perfetto il filtrante a scavalcare il difensore. Ha usato il fisico per proteggersi dall'intervento del difensore e non ha lasciato scampo al portiere. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Entra con decisione. Apprezzabile questo pallone. Buona lettura qui, pallone recuperato. È in buona posizione. Ottima chiusura del difensore. Ecco Tielemans. Palla che torna in possesso. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. La perdono. La squadra di casa finora ha fatto meno possesso palla rispetto agli avversari, risultato che premia comunque i loro sforzi. Hanno saputo sfruttare meglio le occasioni avute, le partite si vincono anche così. Non sempre dominare, la posizione è ottima, vediamo. Eccola la rete, più 3 adesso, un'ipoteca serissima sulla vittoria. Replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito il gol fatto. Palla che poi è entrata sul primo palo, quello che di solito dovrebbe essere protetto dal portiere. Continuano a regalare grande calcio, gol, e non hanno intenzione di fermarsi. C'è un cambio nelle file della formazione di casa. Tielemans. Con il numero 22. Madison. Aspetta l'arrivo dei compagni. È pronto per la battuta di questo calcio d'angolo. Ecco il momento della sostituzione. Adesso dal campo con il numero 7 Harvey Barnes e con il numero 10 James Maddison. Dunque con il numero 37 e con il numero cambia corto col compagno. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Dacca ci prova, tocco intercettato, c'è la possibilità del contropiede, giocata di qualità per intercettare il pallone. Riccardo Pereira. Ecco Tielemans. Non può. E c'è il gol, accorciano le distanze, forse un po' troppo tardi.
Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ha mandato al bar, il proprio marcatore. E poi è riuscito a tener botta con il fisico e a concludere ugualmente a rete. E non era facile in quelle condizioni. Risultato adesso sul 4-2. Yuri Tielemans. E siamo entrati dunque negli ultimi due minuti. Tielemans. Riccardo Pereira. Palla per Fofana. Didi. Ottimo recupero di Lorenzo Pellegrini. Abraham. Carica il tiro, la tiene senza problemi il portiere, conclusione non troppo impegnativa. No Pier, direi di no, tiro debole, una parata facile. Finisce qui il match, vittoria ottenuta davanti ai propri tifosi. Il tecnico può essere soddisfatto per la prova della sua squadra, una prestazione che va al di là del punteggio finale, perché hanno comandato il gioco per larghi tratti del match e hanno concesso davvero poco alla squadra rivale. Zaniolo ha confermato anche oggi tutte le sue favolose qualità. C'è la sua firma su questa vittoria, Pier. Per lui una prestazione davvero notevole che va al di là della doppietta messa a segno. E i difensori se lo sogneranno anche stanotte. È stato un vero incubo per loro. Attenzione perché è pericoloso. Un colpo alla biliardo, il pallone in rete. Ha segnato il Leicester. Mi stavo chiedendo quando avrebbe segnato. La posizione è ottima, vediamo. Eccola la rete, più tre adesso, un'ipoteca serissima sulla vittoria. Riccardo Pereira. Ecco Tielemans. Non può farsi saltare così.